Ciao bimbi, buongiorno, ciao! Allora, benvenuti a questa nuova lezione. Oggi faremo degli esercizi, passeremo dai rotolamenti semplici e arriveremo fino a fare la ruota. Buon divertimento! Ciao! Primo esercizio, rotoliamo, quindi ci sdraiamo a terra e dobbiamo rotolare sul fianco. Lo facciamo su un lato destro e poi torno indietro. Perfetto. Allora, passiamo a fare la capovolta in avanti. Allora, per imparare a fare la capovolta in avanti bisogna seguire delle regole ben precise. Allora, cominciamo a fare nel modo più semplice. Quindi, gambe divaricate, apri, apri, apri tanto. Ok, si appoggiano le mani davanti per terra, dritte. Da qui devo infilare la testolina in sotto guardando bene l'ombelico. Piego le gambe, piego le braccia, faccio appoggiare la testa dietro la nuca e rotolo. Apro bene le gambe, appoggio le mani per terra, giù bene la mano tutta, sotto la testa guardo l'ombelico, appoggio la testa qua dietro nella nuca, piego le braccia e sono già di là. Allora, una posizione importante per fare assistenza ai bimbi che fanno la capovolta è questa: mettere giù le mani, si mette, piega un pochino le braccia, si mette una mano sotto la testa che guarda l'ombelico, una mano sulla pancia, il bimbo piegherà le braccia, noi teniamo qua la mano e rotola. Quindi questa mano, torna Sofì. Se io sono alla destra del bambino, avrò la mia, vai giù, avrò la mia mano destra che si mette sopra la sua testa, la mano sinistra sulla pancina, piega le braccia, il bimbo appoggerà la testa sopra la mia mano e rotola. Allora, per imparare a fare la capovolta avanti possiamo usare anche questo metodo. Proviamo a fare un piano inclinato. Noi abbiamo usato il nostro tappetino e dei cuscini normalissimi. Li mettiamo facendo una specie di discesa, una piccola discesa. In questo modo il bimbo rotolerà più facilmente e imparerà ad appoggiare la testa bene dietro. Quindi partiamo da qui. Gambe aperte, appoggio giù le mani per terra, giù bene la mano per terra, piego le braccia, le gambe, guardo l'ombelico e vado dall'altra parte. Quando sono diventato bravissima a fare la capovolta, l'ho fatto tante volte sul piano inclinato verso il basso, provo a farla sul piano piatto praticamente. Però adesso questa volta partiamo con le gambe unite, quindi piedini uniti, pieghiamo le gambe, appoggiamo le mani per terra, guardo l'ombelico, porto il sedilino bene verso l'alto, sotto il testone e mi alzo in piedi. Lo faccio tante volte. Allora, piego. E su. Allora, quando sono diventato bravissimo a farlo con le gambe piegate, lo faccio adesso con le gambe tese. Quindi parto bella dritto con le braccia su, tengo le gambe tese, appoggio le manine per terra, guardo l'ombelico, sotto bene la testa qua dietro, rotolo e mi alzo in piedi. Rifaccio. Allora, quando siamo diventati bravissimi a fare la capovolta avanti su un piano, proviamo a farlo andando in salita. Quindi noi ci mettiamo di fianco ad un puff, quello del divano, braccia belle dritte, appoggio le mani sul puff, faccio un bel saltone. Ora che siete diventati super bravi a fare la capovolta su un piano rialzato, provate a farlo con la rincorsa. Mi raccomando, sempre chiedere il permesso prima alla mamma e papà se potete farlo questo. Abbiamo messo davanti al nostro puff un cuscino. Questo sarà il nostro trampolino, la nostra pedana. Quindi Sofia si metterà a correre, chiuderà i piedini sopra questo cuscino e poi farà la capovolta. Una volta che abbiamo
imparato a fare la capovolta in avanti, possiamo provare ad imparare a fare la capovolta andando all'indietro. Quindi il bambino si metterà in questa posizione seduta all'inizio. Dovrà portare dietro le spalle. Le mani si mettono vicino alle orecchie con le dita rivolte verso le nostre spalle, così, alla larghezza delle spalle, vicino vicino alle orecchie. I gomiti sono strettissimi, tappano proprio le orecchie, da qua il bimbo non dovrà mai 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 spostare le mani da questa posizione, anzi dovrà spingere fortissimo contro il pavimento. Da qui porto sui piedi e chi gli farà assistenza dovrà fare questa cosa. Prenderà il bambino in questa posizione dai fianchi, dovrà portare in alto il sederino del bambino in modo tale che il bimbo capisce che deve spingere e poi si tira su. Quindi lo rifacciamo al rallentatore, più avanti, vado giù sdraiata, mani importantissime di fianco alle orecchie che spingono forte forte per terra, gomiti stretti stretti, vado su. Chi fa assistenza, mano destra sul fianco destro del bambino, da qui porto il sederino verso l'alto, il bimbo spinge con le mani e torno su. Allora, come abbiamo fatto prima per la capovolta avanti, lo facciamo anche per la capovolta indietro. Quindi facciamo sempre il nostro piano inclinato, questa volta il bambino si metterà di spalle al piano inclinato, appoggerà il sederino nel bordo di questo piano. Si sdraierà, quindi sarà già in discesa, porterà le mani vicino alle orecchie, le mani sempre che schiacciano forte forte, i gomiti stretti, da qui porterà i piedini verso l'alto, chi fa assistenza la stessa cosa, mani qua e spingo. In questo modo il bambino sente il rotolamento verso il basso e riesce a girare più facilmente. Fallo ancora, Sofì. Vai, mi siedo. Appoggio giù le mani forte, qua porto i piedini di là, yeah. Ok, senza spostare le mani. Un modo per imparare ad alzarsi in piedi potrebbe essere quello di imparare a farlo con le gambe aperte, quindi partiamo prima da seduti, da qua metto, posiziono le mani, prendo bene la spinta, vado indietro, porto dietro le gambe, spingo forte, apro le gambe e mi alzo su senza camminare con le mani. Ok, di nuovo facciamo di seguito, quindi ti dai una bella spinta, soffi e vai di là di veloce. Ok, ora partiamo dai piedi, quindi da qui facciamo sempre prima con le gambe piegate, da qua mi piego, mi siedo, vado indietro, appoggio le mani, le gambe vanno subito e mi alzo di là. Parto dritta, piego le gambe, mi vado a sedere, parto subito, subito di là le gambe, spingo. Ok. Passiamo a fare degli esercizi per imparare a fare la ruota. Quindi ci mettiamo lateralmente sul tappetino, ci mettiamo giù in accosciata, braccia in avanti, orecchie nascoste e faccio il coniglietto laterale, quindi sposto le mani laterali, i piedi sono bene uniti e spingo di fianco. E torno indietro, quindi sposto le mani insieme e poi le gambine, via, mani e piedi, mani e piedi. Ok, bravissima. Da qui faccio il cavallino. Devo spostare le mani di fianco a me, porto sul sederino bene verso l'alto, bravissima, e lateralmente di fianco e su e torno dall'altra parte, quindi fianco, su bene sederotto verso l'alto, braccia tesissime, cerco di nascondere le orecchie, via. Ok, ora passiamo a fare la ruota vera e propria. Per cominciare a farla non andrà fatta sulla linea retta, ma metteremo delle indicazioni un po' sfalsate, quindi metteremo l'inizio dove ci sono tutti e due i piedini, una X dove andrà il primo piede d'appoggio, per Sofia quindi sarà il destro, due X spostate lateralmente che dove andranno appoggiate le due mani,
tornando sulla linea del piede, mettiamo le altre due X per l'arrivo, e il primo piede e il secondo piede. Quindi partiamo con le braccia belle in alto, passettino avanti e via. Ora la rendiamo un pochino più difficile, quindi abbiamo avvicinato le due X delle mani quasi sulla stessa riga dei piedi. Abbiamo messo due linee laterali nelle quali il bambino non deve uscire facendo la ruota. Quindi Sophie partirà sempre con le braccia belle alte e via. Piede. Vai. Ok, deve cercare di rimanere nello spazio. Quando riesco a fare la ruota bene, fatta con in questa posizione sfalsata, cercherò di stringere sempre più possibile lo spazio dove dover fare la ruota. Eccoci qui bimbi, spero che questa lezione vi sia piaciuta. Mi raccomando, per chi fa assistenza, di prestare bene attenzione alle parti del corpo che vi ho indicato. E non forzate i bambini, se non hanno voglia, non se la sentono di fare determinate cose, non fategliele fare, verrà il loro momento per poter fare tutti gli esercizi.